Benvenuti in questo nuovissimo video! Io sono Carly e questa è Cimmia denudata. Oggi torniamo su Minecraft perché ho intenzione di costruire una mappa parkour super difficile a Kendall. Già in passato ne avevo fatte un paio e questi video vi erano piaciuti tantissimo e quindi ho deciso che oggi ne costruiremo una e a 2200 mi piace gliela faremo provare. Mi raccomando, lasciate like perché lo faremo sclerare. Ho intenzione di dividere la mappa parkour in temi e vorrei iniziare dal tema delle torte. Farò dei salti utilizzando le torte. Prima di tutto costruiamo la base e i muri laterali in cui all'interno ci sarà il parkour. Quindi io propongo questa volta, siccome glielo voglio fare bello difficile, facciamo una bella base in lava. Allora, qua ho messo il punto, io direi che la possiamo fare, sì, anche un po' di più. Boh, perfetto qua. Ed ecco voi una bellissima piscina di lava. È gigante, ok, già qua lo vedo caderci mille volte. Sarà divertentissimo e mi sento diabolica. Questa volta vorrei far iniziare il parkour dal centro e non dai lati come le ultime volte. Facciamo una cosa carina in terracotta. Allora, ci possiamo mettere qua magari. E poi Kendall negli ultimi video mi faceva la votazione sia per come è stato costruito il parkour sia per come è stato decorato. Quindi ci metterò il 100% di me stessa per avere il massimo dei voti ovunque. Allora, così dovrebbe andare bene. Facciamo terracotta gialla. Eccola qua. Ok, dovrei aver centrato abbastanza la porta, forse. Facciamo un bello spazio qua. Voglio fare proprio un'entrata scenica, che proprio vede il parkour e si mette a piangere. No, è impossibile, ovviamente lui sarà bravissimo. Riuscirà a finire anche questo come tutte le altre volte. Io ci provo, ragazzi, a complicargli la vita. Soprattutto gli metterò tantissimo miele ovunque. E sapete cosa? Gli farei un'entrata con un bel tappeto rosso, come per dargli il benvenuto alla morte certa. Nella lava, sicuro, sicuro morirà. Almeno una volta. Anzi, scommettete qua nei commenti quante volte secondo voi riuscirò a far morire Kendall. Allora, questo qua, sì. Facciamo fino a qua, dai. Metto la terracotta rossa perché se metto la lana brucia tutto. Anzi, forse è meglio il calcestruzzo, ripensandoci. Ecco qua. Guardate che bella entrata scenica. Mi sembra un po' asimmetrica questa entrata. Però, dai, vabbè, aspetta, posso allargarlo un attimo. Mi disturba troppo. Ok, ora è decisamente simmetrico. Uff, meno male. Fa troppo male agli occhi quando faccio le costruzioni asimmetriche. Allora, ci mettiamo qua. Magari faccio così. E adesso vi spiego un po' quello che ho in mente. Vorrei suddividere il parkour in temi. E questa volta vorrei iniziare dal tema torta. Non so come mi sia venuta in mente questa cosa, però è super 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 carina. Cioè, devo comunque cercare di fare un parkour non solo difficile e bello da fare, ma che sia anche esteticamente piacevole da vedere. Allora, così iniziamo easy. Facciamo qualche saltino qui e là, tutti dritti. Facciamogli credere che il parkour sia facile, poi non sarà facile, ovviamente. Ovviamente no, ragazzi. Dovrà essere difficile, dovrà soffrire facendo questo parkour. Allora, farei... Anzi, facciamolo così. Va un po' in qua, un po' in là, così. Dai, guarda che carino! Mi piace un sacco l'idea della torta. E come vedete sono tutti salti fattibilissimi. E adesso iniziamo a mettere un po' di spicy. Allora, facciamo magari un po' più distante qua, ad esempio, questo. Ok, è ancora troppo facile. Lo posso allontanare ancora un po', così. Spero sia fattibile questo salto, vediamo. Sì, sì, è ancora fattibile, ok. E adesso iniziamo a fare i salti un po' più distanziati. Questo è ancora troppo vicino, fin qua, così. Ok, e qua sotto ci si potrebbe mettere uno slime. Vediamo se è fattibile, ma direi di sì. Tac. Sì, potrebbe essere fattibile. Non sono riuscita a farlo, però lui ci riuscirà sicuro. Allora, un attimo che qua va riempito per bene di lava. Perfetto, è rovinato tutto. Non si può più mettere la lava. Ok. E poi gli mettiamo un bel tappeto arancione, sperando che non lo veda. Ah, è vero che si brucia. Ok, allora niente, dovrà per forza vedere lo slime. Se no non è fattibile. Una cosa che la volta scorsa l'ha fatto veramente impazzire era il parkour sulle sbarre di ferro. E io sono una persona diabolica. Ma al tempo stesso, se gliela faccio così complicata, è perché io confido che lui ce la possa fare. Ok, vediamo se è fattibile. Sì, dai, ce la farà. Io non ce l'ho fatta, ma sicuramente lui ce la farà. Aspetta, vediamo. Ok. Sì, dai, fattibile, fattibile.
Ok, adesso gli facciamo un bel parkour qua sulla lava, così. Ok, sì, confermo che ci si può arrivare. Però sarà difficilissimo fare questa parte, voglio proprio vederlo. Intanto noi continuiamo a decorare la zona. Uno qua. Dai, qua ci si arriva easy. Vediamo. Sì, sì, dai, si può fare. Fattibile, fattibile. Anche qui, anche se sono caduta, lui ci arriverà sicuro. Uno qui. E magari adesso iniziamo a farlo tornare verso l'alto. Quindi magari qua ne aggiungiamo uno, qua si torna in basso. Qua ne aggiungiamo uno, qua altre due. È difficile questo. Che persona cattiva. Ok, dopo questa interruzione di barre di ferro, vorrei fare il tema dell'end. Quindi sicuramente utilizzeremo le barre. Ok, così potrebbe andare bene. E poi gli diamo un attimo di tregua. Per rimanere nel tema dell'end voglio usare il portale dell'end. Ragazzi, io non so voi, ma non vedo l'ora di vederlo sclerare su questo parkour. Sarà veramente divertente. Ok, sì, si può fare il salto anche se non ci sono riuscita. E poi gli facciamo fare un bel salto lungo. Per fortuna che gli dovevamo dare un po' di tregua, ragazzo. No, dai, è ancora facile. Vediamo se qua potrebbe arrivarci. Non ne sono sicura. Sì, sì, ci arriva, easy. E poi sapete cosa? La volta scorsa gli è piaciuto molto lo scherzetto delle barre invisibili. E quindi è sia, gli faremo credere che sarà caduto nella lava, invece cadrà proprio qua sopra. Easy. E poi ovviamente adesso gli andremo un po' a complicare la faccenda. Scommetto che arrivato in questo punto dirà: ma non si può fare questo, è troppo in alto, bibibibi. E invece gli basterà fare così e così. Magari sapete cosa, glielo allontano un pochettino perché così è troppo facile, cioè. E adesso è giunto il momento di fargli un bel percorso invisibile. Allora, vorrei fare una sorta di labirinto. Tipo una sorta di casa degli specchi, non so se voi ci siete mai stati. Comunque l'idea è di fare un percorso fake e un percorso vero. Ovviamente adesso andiamo un attimo a fare prima il percorso vero, quello che lo porterà al miele. Quindi dobbiamo fare che il percorso vero va verso l'alto e lo mischieremo ovviamente al percorso sbagliato. Tipo qua ci possiamo mettere un muro così. Anzi, sapete cosa? Facciamo questo anche di fake. Oppure possiamo fare che questo è fake, però poi in realtà è la strada giusta. Avete capito? E anche questo si fermerà qua. Quindi il percorso giusto da fare sarà solo questo qui. Ta-ta-ta-ta-tac. Ed eccolo. E adesso andiamo semplicemente a sostituire il calcestruzzo con la barriera. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Qui. Qui, questo qua sotto. E qua la strada si bloccherà. Anzi, sapete cosa? Gli facciamo credere che volendo si potrebbe andare di qua. Ma anche qui non ci si potrà andare. È passata circa un'oretta e io intanto sono andata avanti nel parkour. Vi mostro subito che cosa ho fatto. Dunque, ho concluso il labirinto con uno slime qua sotto che porta in un nuovo tema che non ho mai fatto. Il tema museo. Ho messo quadri dappertutto. Qua, 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 su ogni blocco. Qua ho fatto un trucchettino, che sicuramente però un occhio esperto come quello di Kendall se ne accorgerà. Ossia che in realtà dietro i quadri ci sono i blocchi invisibili, quindi tac, tac, tac. E poi qua si arriva al miele. Ma questo lui non lo sa perché non si capisce che questo è miele. Solo voi lo sapete, non glielo dite. E qua semplicemente bisognerà fare un bel salto. Ok, non così. Ok, qua semplicemente si fa un bel salto così, ta ta tac, e si arriva qua dietro dove c'è una scaletta, eccola qua sotto. Poi bisogna fare un bel salto qua, alzare la botola e poi si entra ufficialmente nella zona green del mio parkour. È tutto verde, ho messo un po' di alberi che richiamano la natura. Qui dovrà alzare la shulker box, visto che l'ultima volta gli ho fatto questa cosuccia e gli è piaciuta molto. Gliel'ho riproposta. Si arriva all'albero e poi si va su questo enorme tronco che bisogna scalare piano piano. Cartello. E dal cartello si arriva in questa botola dove c'è il trucchettino della porta che ho scoperto nel video della volta scorsa con Ale. Che in realtà si può scalare nel caso qualcuno non lo sapesse, ma credo di essere rimasta l'unica persona nell'universo a non sapere di questo trucco. E bisogna scalare tutto questo tronco. Pa, 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 pa. E si arriva qua dove è necessario fare un bel salto qua sopra. E da qui la situazione si fa difficile perché dovrà prendere lo
slime, rimbalzare qua e cadere qui, dove lo aspetteranno una serie di cartelli molto facili da saltare. E adesso inizia il nuovo tema, quello delle teste. Voglio fare un parkour utilizzando solo teste di ogni tipo. Quindi prendiamo tutte le teste che mi vengono fuori, questa, 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 e facciamo questo parkour inquietante. Quindi bisognerà andare qua. Le teste non le ho mai usate, però sono sottovalutate in realtà, perché non ho mai visto nessuno utilizzare le teste nel parkour. Facciamo che le alterno ogni volta. Qua ci si può arrivare, sì, molto tranquillamente. Ora quella di Piglin. Ragazzi, se lui cade qua è finita, deve rifare tutto. E poi metto la testa di drago, che qua dovrà fare attenzione perché sul muso non si può andare, ma bisogna solo atterrare sulla testa. Qua non funziona, se no si cade. Sinceramente non so ancora quanto farlo alto questo parkour. Secondo me già fino a qua, non dico che è difficilissimo, però è impegnativo, lo definirei così. Secondo me possiamo ancora fare un altro girettino qua attorno, magari finirlo qua in alto. Così ha tutta questa strada da fare. Bene o male siamo riusciti a sfruttare tutto lo spazio. Ecco, non volevo allargarlo ancora perché poi è brutto, troppo lungo. Però così secondo me ci può stare, che continua a girare nello spazio che ho delimitato. Qua magari facciamo un salto un po' più lungo, così ci si può arrivare da lì. Sì, lui ci arriverà. E poi il creeper. Comunque guardate quanto è venuto carino. Secondo me ci sta molto, gli piacerà un sacco. Ok, terminiamo anche con le ultime due teste. Direi che due giri possano andare più che bene. 1, 2 e 3. E siccome sono una persona molto cattiva, voglio riproporre le catene. Quindi direi di fare un livello solo ferro adesso. Allora, vediamo cosa riesco a fare. Magari una la mettiamo qua così. Può funzionare? Sì, può funzionare. Io non sono riuscita a prenderla, ma funzionerà. Comunque ho già testato tutti i salti e si riescono a fare. Sicuramente molti non sono facili, però confidiamo nella bravura dell'imperatore, ecco. L'ultimo parkour si sviluppava principalmente orizzontalmente. Questo, per cambiare un po', ho deciso di svilupparlo verso l'alto. Anche perché ha un effetto molto più carino. Cioè, rende più l'idea di parkour, secondo me. Allora, mi metto qua. Questo sì, si può fare tranquillamente. Io non ci riesco mai, ma sono sicura che si possano fare. E poi di un tratto la bontà prende il sopravvento. Gli metto qualche catena orizzontale, così poverino non fatica troppo. Vogliamo farli impazzire, ma fino a un certo punto, dai. 1, 2, 3 e 4, così. Sapete cosa? La destinazione potrebbe essere sulla punta dell'albero. Non è una brutta idea. Faccio anche fatica a vederli, sti robi qua. E ovviamente non possono mancare i pannelli di vetro. E per mantenere il tema, che sono comunque una persona buona, ma anche un pochettino cattiva, li metterei arancioni, così si confondono con la lava. Tremendo sto parkour, io non lo farei mai, non lo vorrei fare. Allora, 1, 2, 3. Cioè, sono complicati un po' da vedere, eh? Poi mentre salti è un disastro, poverino. Non voglio essere nei suoi panni. Allora, li facciamo così. Beh, comunque io direi che ci siamo. Magari adesso iniziamo a fargli girare un po' di qua, così manteniamo l'armonia di questo parkour. E le candele non le possiamo mica mettere per aria, no, vero? Però possiamo fare così. Carino. Dai, per andare un po' più in alto potrei sfruttare le candele. Non è una brutta idea. Vi immaginate fare un parkour su una candela? Che disastro. Oh, bella idea. Aspetta, aspetta che ce l'ho, aspetta che ce l'ho. Sapete cosa? Ancora non gli ho messo il cactus. E magari da qua potrebbe anche prendere uno slime che porta verso l'albero. Quindi questo qua, ok, si cade a questa altezza, quindi magari potremmo fare una cosa così, che porta dritti verso là. Quindi magari possiamo fare una cosa così, che porta dritti verso l'albero. Bene, ci vediamo a brevissimo quando avrò terminato il parkour. Ho ufficialmente finito il parkour, ci è voluto tanto, 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 tanto tempo. In questo momento sono anche le 11 di sera, quindi mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace di supporto, che ne ho bisogno. Allora, ho chiuso tutti i muri del parkour. Ho fatto qualche piccola decorazione stupida sul muro, ci ho fatto qualche stella, ci ho scritto una K un po' giusto per fare qualcosa, perché il muro così era brutto da vedere. Qua su ho messo del vetro, chiaro. E qua invece ho semplicemente continuato con i muretti che portano fino all'albero e alla scritta finish. Bene ragazzi, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e lasciate un bel mi piace per la reazione di Kendall. Da Carly e da Cimmia, si è addormentata. È tutto, noi ci vediamo prossimamente con altri video. Adios!